era il professore di prima media nella mia scuola di Napoli. Era il mio professore. Un giorno, questo per periodo di maggio, periodo estivo, quasi fine scuola, mi invitò a casa sua ad andarlo a trovare. Lui era il mio professore di religione, era un parroco, vice parroco di una chiesa nella mia zona, cioè una persona rispettata e tutto, e io accettai l'invito. Sono andato a casa sua e lui si siede su suo letto. E praticamente sul suo letto si iniziò a toccarmi le parti intime. Lui andava sempre di più, pretendeva sempre di più, sempre di più, sempre di più. Io non capivo quello che facevo, perché forse perché ero bambino, forse perché vedevo lui come un dio. E niente, diciamo, a seconda i suoi desideri. Sono stato da quando avevo 11 anni, fine 16 anni, a frequentarlo. Quando andavo a casa sua, mi faceva trovare la televisione accesa, con dei film di paura dell'esorcista, che sappiamo che nei film dell'esorcista ci sono dei preti. E lui non diceva vicino a me non vedere la televisione, niente. Lui praticamente lasciava questa televisione accesa con un registratore, che tanto c'è un registratore videocassetta, con questi film di paura. E questa è un'altra cosa che secondo me ha influito assai sulle mie paure, su di lui, perché avevo proprio paura di lui. E poi lui pretendeva sempre di avere questi rapporti, perché diceva che mi voleva bene, che lui lo faceva solo con me perché mi voleva bene. E questo prete, lui veniva pure a casa mia a mangiare, era un amico di famiglia di mamma, di papà. Lui veniva a casa, mangiava, si sedeva, scherzava, rideva. Io soffrivo quando veniva a casa, non ho più frequentato la scuola, mi sono fermato al primo superiore perché non ho più con la scuola, perché non stavo più bene mentalmente. Mi è capitato piangere mo', in età adulta, ricordandomi, anche mentre guidavo la macchina andando via, quello sì, dalla rabbia, dal dolore pianto. Sì, ma da bambino no, mai pianto. Dopo circa 20 anni, come è successo questo fatto, sono arrivato a un punto che sul posto di lavoro mi sono sentito male, non riuscivo più a stare in piedi. Mi hanno dovuto portare urgentemente all'ospedale. Quando sono stato male, la prima cosa che l'ho detto a mia mamma. Ho detto: mamma, io così così sono stato, quando ero piccolino, pare mi ha violentato, io non sto bene. Ci ho detto poi a mia mamma: ma che stai dicendo, che non stai dicendo? Altro poco sveniva, come sai, tutti i genitori a sapere, non ci poteva credere. Io ripeto, io sono andato anche a parlare con il vescovo, appunto per evitare che altre persone vengano, anche la denuncia carabinieri, per evitare che altre persone vengano, ma non solo con questo prete, con tutti i preti. Abbiamo scoperto tramite sempre Rete Abuso, che mi ha aiutato parecchio, facendo una ricerca su internet, addirittura, che dopo, alla fine mi disse il vescovo che veniva sistemato, non preoccuparmi, questo prete veniva sistemato. Abbiamo scoperto che addirittura è ancora professore di scuola, l'hanno sposato di 10 km, e voi a questo punto state autorizzando, dopo che io ho denunciato, voi state chiesto, state autorizzando a continuare a fare il preavviso, allora voi autorizzate la pedofilia a questo punto. Io questo riesco, questo era il succo. Se uno denuncia, carabinieri, denuncia a voi, vi do il video, vi do quello, e voi continuate a insegnarlo, che io ho detto di insegnarlo, ma scusate, voi autorizzate la pedofilia a questo punto. Solo col passare degli anni riesce a capire che è importante denunciare, perché è importante perché ci sono altre persone che possono avere quello che hai avuto tu, è importante anche per loro, perché loro sono persone malate, sono malate, che loro sono malate, loro non si fermeranno mai. Veramente rovina l'esistenza di una persona, avere questi tipi di violenze nelle età piccoline, perché veramente, ma poi non rovina subito, dopo 15-20 anni rovina. E perciò dico, cioè, la legge dopo, per loro la legge dopo 10 anni sono prescrivibili, ma la legge non dovrebbe essere così, perché purtroppo, non lo dico io, ma lo dicono i dottori, i psichiatri, i specialisti, che purtroppo questa malattia si sviluppa dopo 20 anni, non si sviluppa subito. Ma ti sviluppa in un modo che diventa sempre cioè, più aggressiva, che tu, a me personalmente mi ha ammazzato, sia psicologicamente, sia fisicamente, tutto.